nato il movimento giovanile della sinistra, forse una risposta a chi sostiene che le ideologie ormai non ci siano più, che quei tempi eroici di destra-sinistra, di Berlinguer e Almirante, o anche i valori centristi, la Democrazia Cristiana, questi valori secondo molti non ci sono più. Ma vedendo la realtà del neonato movimento giovanile della sinistra, beh, evidentemente non è così, perché c'è chi ancora crede in una ideologia, nella fattispecie della ideologia di sinistra, e ne parliamo con Oscar Lagioia, che è il segretario provinciale di Taranto di questo movimento. Dunque, un movimento ancorato ad una ideologia. Sì, è proprio così. Il movimento giovanile della sinistra è evidente che è ancorato a quelli che sono gli ideali, i valori più puri della sinistra, che sono sempre attuali, come può essere su tematiche come il lavoro, la sanità, una buona istruzione, piuttosto che il welfare state, le politiche giovanili. Il compito del movimento giovanile è proprio questo, cioè riavvicinare i ragazzi a quelle che sono le tematiche che tutti i giorni ci vediamo ad affrontare, farlo sentire partecipe e farlo sentire protagonista di quelle che sono le iniziative future. Il nostro compito come movimento è quello anche di poter in qualche modo creare, formare questi giovani, formarci tutti noi giovani per poter in un futuro essere parte di quella classe politica che ad oggi non ci ha dato ancora l'opportunità di essere attivi sul territorio. Anna Chiara Serio, militante del movimento giovanile della sinistra. Come dicevamo con il segretario provinciale, si è di sinistra, siete di sinistra e credete in questa ideologia. Esistono evidentemente dei valori. Esattamente. I valori di sinistra che purtroppo ultimamente non vediamo più nei grandi partiti che ormai non possono definirsi più di sinistra, ma tendono ad avvicinarsi a quello che è un centro-sinistra più centro che sinistra. È proprio questo il motivo per cui noi riteniamo di formare un movimento giovanile per credere davvero nei nostri ideali. Lo facciamo avvicinandoci alle tematiche più care, partendo dall'istruzione, alla sanità, all'ecologia. Vediamo anche che grazie ad una ragazzina che tanti anni fa aveva solamente 15 anni, Greta, ha smosso un mondo completamente su questa tematica, andando a creare anche quello che è il movimento ora Fridays for Future. Quindi queste sono le tematiche. Cercheremo di avvicinare quanto più giovani possibile affinché si collabori e si capisca davvero qual è il nostro interesse e cosa vogliamo fare per il nostro futuro.